Amor mi invita, il vostro servo sì. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti nonostante il gran caldo, nonostante le grandi manifestazioni che ci sono a Milano a proposito del Salone del Mobile. Abbiamo l'immenso piacere di introdurre, presentare e farvi conoscere, anche se avete già avuto modo di conoscerla a uno dei nostri eventi per Italia Medievale al Museo Archeologico, la nostra, possiamo dirlo, però non dovremmo, perché dovremmo essere imparziali, Giovanna Barbieri, a cui diamo il benvenuto. Ha appena pubblicato un libro che si chiama L'accusa del sangue. Io a lei farò solo alcune domande brevissime, lascerò parlare lei perché l'argomento è molto interessante di questo libro, ha delle curiosità che mi ha riferito precedentemente che vorrebbe raccontarci, soprattutto sulla reperibilità della documentazione, diciamo così, per scrivere un libro del genere. Io partirei subito, non annoiandovi ulteriormente, a chiedere Giovanna Barbieri innanzitutto chi sei e in seconda battuta, così ti faccio parlare direttamente, come nasce questo libro. Allora, sono un editor freelance che ha l'interesse della scrittura e questa volta, dopo vari romanzi classici d'avventura normali, diciamo, ho deciso di scrivere un giallo e l'ho ambientato a Urbino. Sono andata in vacanza, eravamo in vacanza io e Paolo, siamo entrati nella città di Urbino, abbiamo visitato e ho detto è stupenda, non posso non ambientare nulla qua. Allora l'ho trascinato, più o meno volente o nolente, in tutti i palazzi che mi interessavano per l'ambientazione del romanzo, tra cui due palazzi nobili, nobiliari molto belli, che sono ancora in piedi, anche se la funzione è diversa adesso rispetto a quella che era all'epoca, Palazzo Odasi e Palazzo Albani. Palazzo Odasi è quello un pochino più piccolino, che ha un porticato con le colonne ioniche, con quattro colonne di marmo con la fine ionica, e ha ancora il sottoportico è a cassettoni lignei, ancora proprio stile 1400, perché il palazzo più o meno è di quell'epoca lì, è tardo medioevo, non è. E l'altro palazzo molto bello è quello lì, sono quattro colonne di marmo e il sotto, diciamo, portico è a cassettoni lignei, è molto molto bello da vedere ed è, si è mantenuto ancora così, stranamente non hanno distrutto, fatto qualcos'altro, ed era nemico degli Odasi a Palazzo Albani. Questa famiglia veniva dall'Albania, era molto ricca e nella metà del 1400 circa aveva acquistato anche altri palazzi, diciamo, vicini per ingrandire il palazzo signorile. E questo è diventata la sede dell'università, mi pare, Belle Arti. È l'università di Belle Arti, ma piuttosto fatiscente. Però non c'è niente dentro, non è rimasto nulla del vecchio 1400, solo l'esterno si vede, insomma, questo palazzo. E mentre gli Odasi erano anche invischiati nella politica di Montefeltro, perché erano Ludovico Odasi era il precettore di Guidobaldo, che era il figlio di Federico, ancora piccolino nel romanzo, non è adulto, quando ancora anni, non so. E poi aveva anche altre cariche amministrative all'interno del governo di Montefeltro. Gli Albani invece erano più mercanti, diciamo, erano ricchi, ma non avevano, probabilmente sfruttavano i terreni di loro proprietà con classiche attività, con il fitto, insomma, di questi contadini. Penso, insomma, non è stabilito niente, non ho trovato notizie da quel punto di vista, ma gli altri erano in politica e questi no, comunque. Probabilmente avevano un'altra attività. Nel romanzo troverete queste due casate, insomma queste due casate, in più a svolgere l'indagine troverete un bargello. All'epoca il bargello era una sorta di capitano della milizia cittadina, aveva al suo comando vari birri,
vari berrovieri del comune e doveva riferire a un podestà che aveva la parte più giuridica, diciamo amministrativa del governo. In più doveva riferire anche delle indagini in questo consiglio maggiore, che era un consiglio composto dai maggiorenti praticamente dell'epoca, tra cui Ottaviano Baldini della Carda, che era lo zio di Guidovado da Montefeltro, che era aveva il governo, diciamo, sì, era il duca, aveva il governo fino a che Guidovado non fosse stato abbastanza adulto da avere il titolo, perché Guidovado qua a 10 anni non è, diciamo, può governare, diciamo, insomma. E in più c'erano comunque vari nobili all'interno, c'era il podestà che partecipava a queste riunioni, c'era ovviamente il Bargello, c'erano tutti i vari mercanti, i vari personaggi appunto di potere dell'epoca che facevano parte di questo consiglio maggiore. Senza fare lo spoiler della trama, così. Io ne avrei già due perché penso che magari anche loro, almeno una, se la stanno chiedendo. Te le faccio tutte e due direttamente, così sì, poi... Sì, senza rivelare le azioni e le competenze di questo Bargello, di questo nostro protagonista, la mia prima domanda è comunque, com'è, che questo mi ha incuriosito nella trama che ci hai mandato, nella presentazione che ci hai mandato, come la vive la sua realtà nel 1483? E poi la seconda domanda è ovviamente il concetto grosso, nonostante, scusami il termine, il romanzo, il signore di Urbino entra, è protagonista, è un sistema che lui comunque controlla e che comunque lo mette in conto che nel suo ducato possa succedere quello che succede nel libro. Cioè, questi personaggi come si rapportano? Allora, i Bargelli erano nominati da questo consiglio maggiore, avevano carica un anno. Non potevano sposarsi con una donna di Urbino, dovevano essere super partes, quindi se si sposavano doveva essere con una donna al di fuori di Urbino, che non sotto il comune di Urbino, eventualmente, questo primo. E la carica durava solo un anno, quindi eventualmente potevano essere rinominati o comunque potevano cambiare, probabilmente se uno era capace veniva nominato ancora finché i maggiorenti erano d'accordo, ovviamente sarebbero stati d'accordo. E, per quanto riguarda Ottaviano della Carda, Ottaviano Baldini della Carda, che è questo duca di Montefeltro, che fa parte, diciamo, della trama, ma un po' verso la fine del romanzo, perché ovviamente non tutte le decisioni del Bargello devono essere riferite al duca. Diciamo che lui riferiva eventualmente al podestà, ma non al duca. Il duca si riferiva alla parte finale. Quando le indagini erano finite, ovviamente il duca doveva essere d'accordo, perché era lui il signore della città, cioè, ovvio che doveva essere d'accordo, insomma. Mentre l'altro coprotagonista che ho creato, che è questo, è un esule di Costantinopoli, uno speciale, che è Edmundo della Turre, inventato da me, vero, non è mai esistito, mentre alcune famiglie proprio ci sono, c'erano, e tanti personaggi che io ho usato c'erano, come anche la ragazza che sparisce, esiste, era la figlia di degli Odasi, c'era, insomma, esisteva. E ho creato questo vecchio speziale per creare una figura un po' più viziosa. Lui scommette, frequenta bar dei sobborghi di Urbino malfamati, è l'uomo, diciamo, della parte malfamata della città, dove si suppone che venga svolto questo omicidio, diciamo. Quindi
ho voluto creare un contrasto, uno serio, l'altro più vizioso, più che si amava divertirsi, che giocava a 31, che sono gli scommessi, gioco delle carte dell'epoca per le scommesse, insomma un po' vizioso, ecco. Ovviamente il Bargello, che ha la parte dell'indagine civile, ha un buon rapporto con gli ebrei, diciamo, anche perché non si sono mai macchiati di alcun crimine, quindi in realtà lui non crede che abbiano fatto certe cose, non ha le prove certe, ma lui non crede. Ovviamente l'inquisitore che ho creato è Domenicano, nel monastero di San Domenico. C'ho la polo io. Mi spiace, ma i francescani poverini non sembravano tanto. Sembrava più adatti, c'è una chiesa molto bella di San Domenico, vino, attaccata alla chiesa di San Domenico c'era un monastero domenicano dove era una delle sedi degli inquisitori, diciamo, tra le varie della Marca c'era anche il vino, perché è una città brutta, quindi è ovvio che ci fosse anche, ci potesse essere anche un inquisitore. E niente, quindi questo inquisitore, diciamo, che sostiene che, diciamo, che gli sembra dubbio che questi ebrei siano innocenti, vuole indagare quelli che secondo lui sono colpevoli, e quindi c'è tutta una questione tra lui e Bargello, perché non si piacciono moltissimo, la verità, nel romanzo non si rispettano tanto, insomma. Che ho da fare una domanda anche a lui a questo punto, così faccio coinvolgo, però rendiamoci conto che per un determinato periodo del nostro, ripeto, umanesimo vale Rinascimento, Urbino, per questo io apprezzo molto che lei abbia scritto su anche Urbino, al di là della trama, era veramente un centro del mondo, ma non solo dal punto di vista perché il nostro buon Federico e i suoi successori o anche i suoi antenati facevano guerre. Federico è dietro, secondo la maggioranza delle prove, alla congiura dei pazzi, e si sa che lui lavorava per XY proprio perché, al di là della sua inimicizia contro i malatesta, si doveva allargare con te e poderi così, facendo il mestiere della guerra, cioè lui era un grandissimo, era illuminatissimo, ma se c'era da scannare, scannava, e anche parecchio, ma questa politica di amicizie, di apparentamenti così non deve stupire. Il Gonzaga, per pagarsi la camera degli sposi del Mantegna, fa 6 mesi il capitano di vettura per gli Sforza, che erano colleghi di fatto, andava e poi nei mesi riusciva a pagare il Mantegna che gli aprisse il suo di palazzo, il suo di castello. E per cui, cioè, rendiamoci conto che è un argomento molto mirato e che io apprezzo, sono contento di averti contattata, invitata. Già sapevo che eri brava, perché ogni tanto tu dici no, so che sei brava, è così, perché ti conosco ormai. E poi io concludo facendo una domanda: com'è seguire questa specie di macchina da guerra in giro per l'Italia di scrittrice? Se non fossi anch'io un appassionato di storia sarebbe dura, però visto che ci troviamo. E oltretutto l'idea del giallo gliel'ho un po' data io. Sì, è anche il merito suo. Perché io leggo abbastanza dagli storici, quindi ho detto, un giorno eravamo proprio in macchina durante le ferie, e ho detto perché non fare un giallo? E adesso penso che probabilmente Giovanna ne farà uno ambientato a Siena. Sì, siamo passati anche da Siena. Ma poco distante da questo, perché i protagonisti saranno gli stessi. Sì, sì. S'amor m'invita, il vostro servo sia, ed è...